Nazareth, Basilica dell'Annunciazione. Grotta dell'Annunciazione. Concepirai un figlio e lo chiamerai Gesù. Betlemme, Grotta della Natività. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Gesù insegna ai dottori nel Tempio. Gerusalemme. Lago di Genazaret. Qui Gesù iniziò la sua predicazione. Cafarnao, città di Gesù. Sinagoga di Cafarnao. Gesù prega nell'orto degli olivi. Gesù suda sangue. Gerusalemme, via Crucis. Gesù è caricato della croce. Gesù cade la seconda volta. Gesù flagellato e coronato di spine. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Muore sulla croce. La mamma non ha mai abbandonato suo figlio. Gesù viene deposto dalla croce. Chi non prende la sua croce e mi segue non è degno di me. Gesù è vissuto in mezzo ai poveri, ai malati, ai carcerati. Ascoltiamo il tuo insegnamento. Ero malato e mi avete visitato. Ero carcerato e siete venuti a trovarmi. Il pianto di un carcerato. Ho ascoltato Satana, ora sto invecchiando in carcere. Vengo spogliato di ogni dignità. Per il male commesso, conosco le città soltanto per le carceri visitate. Sono stato appeso alla croce per 10 anni. Il sacerdozio si è illuminato per la mia innocenza. Il figlio, carcerato, trascina con sé la famiglia. I detenuti possono essere maestri di vita dopo un sincero pentimento. Misericordia che non inchioda per sempre in croce. Dalla mondaneità salvaci, Gesù, il male peggiore di tutti i tempi. È finita l'illusione di vivere senza di te. È difficile rispondere al male con il bene. Abbandoniamo le armi dell'ipocrisia. Giudizio di Dio. Pensa ad un abbraccio del Padre, perché è ammalato di misericordia e non può che perdonare. Basta aver dato un bicchiere di acqua per essere perdonato. Non prendere il vaccino per non avere la misericordia di Dio. La decadenza della fede fa cadere facilmente nel peccato. Per essere un buon cristiano bisogna rischiare. Dio ci fa crescere nella libertà. Il populismo si mette al posto di Dio ed opprime il popolo. La buona politica è la forma più alta della carità. La corruzione è il peccato più grande. Dio rovescia dai troni e innalza gli umili. Grazie Gesù perché ci nutri con l'Eucarestia. Se mi negherai tra gli uomini, ti negherò davanti al Padre mio. Tu, povero di Betlemme, sei l'unico a farci ancora sorridere. Satana sa di essere un perdente. La sua vendetta è forte, cerca di distruggere la Chiesa e portare tante anime alla perdizione eterna. L'arma potentissima per sconfiggerlo è il Santo Rosario. Sono stato tolto dalle scuole, dalla politica e dalla vita di tutti i giorni. Vi ho amato fino alla morte di croce, ma per molti è una voce che grida nel deserto. La luce è venuta nel mondo
e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce. Siamo poveri come la paglia di Betlemme. La fede è come una lampada, ha sempre bisogno di olio. Quante vittime fa l'egoismo? Vorrei sempre essere all'ultimo posto, ma sarò sempre secondo, perché l'ultimo posto è sempre il tuo. Il martirio è il sigillo dello Spirito Santo. Il Creatore è umile, le creature orgogliose. Anche noi possiamo essere dei cirenei. Difendici dai burattini del successo. Glorioso San Michele, mi rifugio sotto le tue ali. Gesù viene sepolto. Gesù è risorto ed ha vinto la morte. San Pietro, aprici le porte del paradiso. Anche noi ci troviamo nella stessa barca. Abbiamo paura del mare in tempesta. Ci hai dato l'Eucaristia, ma noi ti tradiamo continuamente. Un giorno ci dirai: esci dal sepolcro. Grazie Gesù per il tuo infinito amore. Dalla Sacra Sindone, il volto di Gesù. 4 ottobre 1962, Papa Giovanni XXIII visita la Santa Casa di Loreto. La Madonna gli dona il sorriso. Mamma, torna a sorriderci ancora.